Vediamo se stavolta sono più fortunato. Controlliamo se funziona questa live. Buongiorno a tutti, ragazzi. Sto facendo delle prove di trasmissione. Controlliamo un attimo se questa live funziona, se i dati passano, se si interrompe, perché ultimamente qui nella sede provvisoria del GRP, in questo garage, c'era una connessione wifi molto bassa e quindi durante le live sganciava la linea, andava a zero il flusso dei dati, si interrompeva un po' tutto, però vedo che adesso il flusso video sta passando, il flusso audio anche. Io cercherò di mantenere attiva questa live per almeno 5-10 minuti se ci riesco, perché devo controllare se il sistema funziona come una volta. Una volta stavamo anche un'ora in live. Presto lo rifaremo, perché appena tolgono del tutto questo coprifuoco, ricominceremo a fare le indagini, andremo in alcuni posti dove siamo già stati e anche in alcuni posti nuovi. Quindi ci sono delle zone che hanno bisogno di una seconda o anche di una terza indagine, perché non sono state finite del tutto. E poi ci sono delle zone nuove dove andremo a fare la prima indagine e quindi poi pubblicheremo il solito video su YouTube. Mi raccomando, guardateli tutti, perché ora abbiamo attivato anche la monetizzazione, quindi più banner passano mentre guardate i video e più monetine guadagniamo, quindi non sono tante, però c'è caso che qualche piccola spesa riusciremo a coprircela, perlomeno quelle interne qui del GRP. Va bene, come ho detto prima, stavo facendo questa live, questa diretta, più che altro per cercare di capire se la connessione tiene, in quanto qua giù c'è una wifi che ho portato da casa con un ponte radio, quindi è molto bassa come connessione, il segnale è debole e non ha una gran velocità. Ma io sono sicuro che se mantengo acceso questo sistema per una decina di minuti, 5-10 minuti, poi vado a rivedere come è venuto il video, in quanto rimane memorizzata la live, secondo me ci si dovrebbe essere, perché sotto alla pagina dove io sto facendo questa live ci viene scritto i megabit del video, quanti passano, che sono 1,22 megabit, e la velocità dell'audio, che è a 32 kbps, che secondo me è buona anche quella dell'audio. Se non ci sono grossi cali di livello di wifi oppure qualche abbassamento della frequenza che arriva qui al garage, da casa mia che è più di 200 metri di distanza, se non ci sono questi inconvenienti, la live dovrebbe funzionare senza scatti, senza interruzioni di video e senza interruzioni di audio. Perlomeno qui poi mentre fai le live vengono fuori dei suggerimenti, condividere nei gruppi le tue live, ma sto già condividendo in un gruppo. Questi di Facebook sono terribili, danno anche suggerimenti durante la live e ti propongono di condividere la live nel tuo gruppo. Ma io ci sto già dentro il gruppo, l'ho aperta da qui. Comunque colgo l'occasione per darvi un saluto a tutti quanti. Mille più che siete nel gruppo e mille più che siete anche nel canale YouTube, ci avete dato una mano in questo ultimo periodo perché dovevamo arrivare alle famose 4.000 ore di visualizzazioni per poter entrare poi nella monetizzazione di YouTube. Lui ci farà da sponsor e ci pagherà per le visualizzazioni, non so quando, non so quanto, poi vedremo. E invece su gruppo Facebook siamo anche lì più di 1.000 e sono contento del risultato, perché noi siamo partiti ufficialmente un anno fa, fra un mese e un anno che siamo partiti, quindi siamo novelli, siamo all'inizio. Il nostro gruppo ha fatto un centinaio di indagini, tutte documentate con i video. In un anno, insomma, di più non si poteva fare, anche perché poi ci sono stati di mezzo
il Covid, tutti questi casini, non si può uscire, non si può fare assembramenti, non si può stare fuori la notte dopo delle 10, dopo delle 11. Insomma, c'è stato un bel po' di problemi per colpa dei quali non abbiamo potuto fare più di tanto. Comunque, appena ci liberano la sera, dopo cena, perché noi abbiamo bisogno di lavorare all'incirca dalle 10 e mezzo, 11 fino alle 2 di notte, 3 circa, per fare le indagini. Non è che ci possiamo andare dalle 8 alle 10, non è possibile. Oppure, se è un posto che è soggetto a presenze diurne, anche di giorno, come è capitato parecchie volte, facciamo indagini giornaliere, cioè di giorno, diurne, e lì non ci sono problemi perché non facciamo assembramento, teniamo la mascherina e non c'è nessun coprifuoco. Però le zone da poter analizzare di giorno, nelle quali ci si può trovare qualche presenza anche diurna, non so tantissime. Sono poche, un po' che le abbiamo fatte, se avete visto nei video, ci sono un borgo abbandonato, c'è l'antica struttura del chiesone in Solaia, a Sarteano, insomma c'è un po' di cose che si possono fare anche di giorno, la via Cupa, però la maggior parte delle volte bisogna andarci di notte e a degli orari particolari se si vuole tirar fuori qualcosa. Ora questo video l'ho condiviso su Facebook. Se ci riesco ne farò anche una copia su YouTube o me lo scarico e poi ce lo mando, così almeno sono allineato con i due canali. Vi ringrazio per la pazienza, io ho fatto questa prova come test per vedere se funziona il tutto. Cercate di sopportarmi quando faccio questi collaudi perché fanno parte dell'organizzazione interna.